Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quelta Leale, eccoci qui di nuovo con Fallout 4, siamo sempre con il DLC Nuka World, siamo tornati dalla mod che abbiamo visto in realtà un po' di tempo fa, io poi vi ho postato i video dedicati alla conquista della prima zona. Salve, mi dica, piacere. Ormai guardi, non sono più un bambino. Sai che lo dicono Carletto. In tanti? Per come la vediamo noi, chi decide di venire qui è un po' bambino dentro. Lei dice? Ora, prima di cominciare la tua epica Nuka avventura, lascia che ti parli di errore. Avarie di sistema. Hai finito di farmi perdere tempo, pezzente che non sei altro. Mi dai fastidio. E quando mi danno fastidio, divento violenta. Aspetta, cosa hai appena detto? Che c'è, sacco di letame? Le droghe che hai preso a colazione non ti fanno capire la mia lingua? Oppure sei solo ignorante? Penso che tu abbia capito benissimo. Sistema ripristinato. Ops, perdona l'imprevisto. I miei registri rilevano una manomissione non autorizzata alla mia subroutine di personalità. Sì, abbiamo notato. Si prega di contattare un tecnico di Nuka World il prima possibile. Cos'è successo? Tanto per... Chi ti ha manomesso? Vorrei saperlo anch'io. Le persone coinvolte non corrispondono a quelle nel database del personale di Nuka World. Per fortuna, i miei sensori audio hanno registrato l'evento e ho prodotto un olo nastro secondo la procedura di sicurezza. Non devi preoccuparti. Nonostante quel piccolo incidente, opero a un buon 61% delle mie facoltà standard. Stavo giusto per darti un consiglio su come vivere al meglio la tua avventura a Nuka World. Raccogli le medaglie del parco mentre ti diverti con le nostre fantastiche attrazioni. Se completi la serie, ti aspetta una ricompensa speciale. Se hai domande su Nuka World, sarò medaglie preziose. E ricorda, ogni momento è quello giusto per bere una Nuka Cola fresca e dissetante. Mi dice qualcosa in più sulle medaglie? Le medaglie del parco. Molto volentieri. In giro per il parco ci sono dei distributori che danno delle medaglie speciali. Quando completi il set di medaglie, portamelo e ti darò una ricompensa speciale. Dove posso trovare questi distributori? Ti darò un indizio. Visita le nostre attrazioni più popolari e li troverai in un battibaleno. C'è altro che desideri sapere? Parlami delle tanto varie per aree del parco. Con piacere. Fai rotta per le stelle nella Galactic Zone. Ok. Esplora Starport Nuka e scatena. Rosse. Viaggia indietro nel tempo a Dry Rock Gulch. Ci siamo stati. Osserva la storia prendere vita con l'autentica ricostruzione. Ok. Ammira le meraviglie della notte. Affronta il labirinto di non perderti. Ok. Infine, per festeggiare il suo debutto globale, abbiamo... C'è altro che desideri sapere? No, grazie così, grazie così. In tal caso, grazie per esserti fermato. Errore. Avarie di sistema. Ci stanno attaccando il volto. Sistema, vabbè, arrivederci, se no ci siamo qua 6 anni. Comunque, sta di fatto che ci ha dato un'altra missione, che è questa qui delle medaglie preziose, che onestamente non so se ci fa vedere sulla mappa, no? Infatti credo che dobbiamo trovarle, sì, per conto nostro, queste sono delle conquiste. Va bene, se mettiamo solo queste, no, non ce le fa vedere, vabbè, dobbiamo beccarle noi. Comunque proseguiamo il tour panoramico, perché per quanto riguarda le conquiste, questa qui, ok, l'abbiamo fatta. Ora, a parte questo che dobbiamo riparare il computer, poi magari lo facciamo con comodo. Dove possiamo andare? Dry Rock, Kid Kingdom, impianto imbottigliamento, Safari. Vabbè, già che siamo qui magari possiamo andare... qui, dai. Oppure, come cazzo ci arriviamo? Ci dobbiamo... seguiamo quell'indicatore, vediamo un pochino se ci aiuta.
No, perché non lo vediamo in realtà. Noi dovremmo andare da quel lato lì, giusto? Sì, ah no, è dietro quello lì, perfetto. Allora facciamo una cosa, ci spostiamo un attimino qui e andiamo pian piano a conquistare tutte queste zone. Poi, come detto, andrò nella prima zona per cercare di riattivare anche quel terminale. Ora, magari ci facciamo prima un'esplorazione di queste zone con relativa conquista e poi lo daremo ai vari La zona della nuca gruppi. cola non mi esce dalla testa. Ok, allora qui siamo. Dobbiamo andare. Se riusciamo a trovarla sulla strada, no, in realtà non credo si possa. O sì? Posso aggirare questa zona? No, credo di no. Dobbiamo passare attraverso. Ehi, hai bisogno di me? No, in realtà no, ho sbagliato. Dovremmo arrivare sulla strada ora. Forse da qua Da quando dietro Nisha ci ci ha possiamo costretti ad passare. alleati è una noia mortale. Come dici Spero, di perché fermarmi? onestamente non è che sia semplice. Forse possiamo passare da lì. A livello di peso, un po' di robe le avevamo lasciate. Io provo a portarmi in giro ancora questo qui perché? Perché comunque è il personaggio relativo al DLC, quindi magari avrà qualcosa in più, ci sbloccherà qualche chiacchierata particolare. Spero di sì, perché onestamente è abbastanza inutile come personaggio, amore, come tappo, bottiglia Sai, e biglietti. anche quella è solo merda. Sì, c'è anche un trofeo che riguarda il raccattare questi biglietti. Amici, pare che abbiamo un altro ospite inatteso. In piedi, intrattenitori! È tempo di un altro spettacolo, anche se dubito che arriverai al teatro. Vogliamo scommettere dove tirerà le cuoia? Che ne dite, amici? Nelle gallerie? Nella casa stregata? No, il completo lo prendiamo, è fighissimo. Dove stai andando? Esplora casa Se stregata, questo passo esplora morirai di stenti là dentro. regno di magie. Giacca arancione, ok. Allora, già che ci siamo, attivo anche. Tieni medaglia, vabbè. Esplora. Ce le ha messe qui, perfetto. Ma sì, già che ci siamo, ora magari. Hai gradito quella piacevole nebbia luminosa? Guarda A noi questi. piace tantissimo. Al Kid Kingdom non manca mai. Credo che mi divertirò. Rinfrescante e irradiante. Occhio. Partirò pure a scuola. Sei andando alla grande. Queste robe ce le prendi. Aspetta, dove vai? Dove L'ho fatta centinaia di volte. Credi che cazzo questa andiamo? sarà diversa? Rincoglionito, occhio. Cazzo di colso, sempre bastardissimi perché sono veloci, quindi ci fregano spesso. Ruota panoramica. C'è sempre questa arietta verde che però non so se è propriamente salutare. Dobbiamo. Ok, è successo un macello. Sta di fatto che stiamo anche morendo, quindi. Ci prendiamo anche un radix. Costina di cane, vabbè. Cerco radioattivo, no? Facciamoci uno steampack direttamente, buonanotte. Ok, faccio con calma, ragazzi, perché onestamente non è che mi fido molto, eh. Questa è la ruota panoramica. Vabbè, dobbiamo comunque riattivare. Sì. L'energia principale dall'altro lato, cosa che Sentiamo per faremo tutti. con calma. Stanno esplodendo cose a destra e a manca. Divertiamoci un po'. Potrei andare avanti tutto il giorno. Aprite Cazzo è sto l'ingotto! coso?
Aia. Tappo, lo prendiamo. Questo anche, tappo, c'è la fusione. Per quanto riguarda le armi, siccome alcuni mi chiedono dove ho preso determinate armi, io ragazzi queste qui ce l'ho praticamente da una vita che sta seguendo la serie di Fallout 4 dall'inizio. Sai che abbiamo fatto mille episodi. E quindi, cioè, onestamente di preciso non vi saprei neanche dire dove le abbiamo trovati, perché comunque si trovano con... Non sempre in missioni speciali, ma molto spesso anche semplicemente ammazzando i nemici. Perché se vedete bene, questa cazzutissima che io uso è un semplice fucile d'assalto, solo che sono i bonus esplosivo e avanzato che lo rendono... Non questo che sto usando adesso, ma l'altro cazzutissimo che ci manteniamo, che lo rendono devastante. Quindi non è neanche un'arma leggendaria, se non ricordo male, o cose speciali, ma è semplicemente modificata in modo tale da fargli fare un bel po' di danno. Io controllo qui perché secondo me sta zona è un'altra di quelle zone immense dove ci andremo a perdere. Allora, qui è fatto, possiamo controllare tutta questa zona palmo a palmo. Te ne pentirai. È un po' troppo distante. Fuggi a pompa. In realtà non è che mi ci trovi benissimo. Cioè, come vedete, sbaglio spesso la mira perché aspettiamo che arrivino piuttosto vicini, ma poi da vicino non è propriamente semplice beccarli. Allora qui, fornaio, che dolcissimo guaio. Poi io magari anche in questo caso vi andrò a dividere il video in parti, no? In modo tale che ci conquistiamo una zona alla volta. Qui è dove c'era la torretta, ok. Cazzo, siamo andati a finire qui, ok. È una caciara, scusi. Che perché poi con i ghoul non è neanche semplice, perché sono molto veloci. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Dove stai andando? Vabbè, la mappa. Di questo passo morirai di stenti là dentro. Lascia fare, tanto abbiamo del cibo, abbiamo un po' di tutto. Don't worry. Non moriremo di stenti. Vabbè, qua c'è tanta di quella roba che non posso neanche prenderla. Perché? Perché il mio collega qui è un po' rincoglionito e non riesce a portare molta roba. Scusate. Quindi il problema è che qui consumeremo anche un sacco di queste qui, perché qui non c'era nient'altro. Questi ricontrollo che... No, questo era quello di prima da dove siamo passati. Quindi andiamo giusti. Questa è la casa stregata, presumibilmente. Mi sembra di sì. Pezza da caffè non ci interessa. Qui siamo un po' grandicelli per l'attrazione. Soprattutto nel vabbè, manca. Anche se a volte facciamo un'eccezione per i sempliciotti come te. No, vorrei capire come entrare. No, ci sentiamo perduti. Patetico. Lo ammazziamo prima o poi. Giochiamo? Secondo me pensavano di avere una possibilità. Vediamo. Ah, questa, ok. Galleria del personale. Apriamo.
Quindi io magari questi me li registrerò, mi farò tutta la missione. Non lo so, anche perché, come detto, il DLC è bello corposo, ci sono molte zone e onestamente mi garbano, cioè questo parco divertimenti a tema Nuka Cola è figo. Molto in stile retro. Ora, per quanto riguarda, come detto, le missioni, vabbè, dobbiamo conquistare questo ed esplorare gallerie, casa stregata e cinema. Vabbè, sarò un po' grandicella come zona. Guarda, queste te le lascio. Poi riprenderemo anche qualcosa riguardo le costruzioni, ma per ora mi sto infognando è con davvero osceno, e non in senso buono. queste missioni. Cazzo, però anche qui è immensa la zona, aspettate, va. Andiamo velocemente qui in fondo per vedere tutto quello che c'è, ok. Questo posto nasconde molte più sorprese del previsto, Munizioni, argento. Munizioni, vediamo il terminale. Registri utente. È successo davvero. Alla fine il nemico ha sganciato le bombe. Grazie al cielo avevamo il piano a cui tutti si sono attenuti. Non potevamo far ragionare tutti i visitatori del parco, ma siamo riusciti a salvarne alcuni dalla folla e a portarli in salvo nelle gallerie dei dipendenti. Oswald e Rachel hanno fatto un bel lavoro con le scorte. Abbiamo cibo e semi, acqua dalla pompa, attrezzi e legname, più o meno tutto. Armi a parte, quello era il compito di Mitchell e non sappiamo se sia sopravvissuta. Ora dobbiamo solo mantenere la calma e resistere. È passata circa una settimana dal bombardamento e davamo tutti Mitchell per morto. Poi è rispuntato fuori con un carico di armi, esplosivi, cibo, medicine, sostanze chimiche e chissà cos'altro. Dice di essere stato impegnato a recuperare tutto quello che ci serve per fortificare il Kiddy Kingdom. Aveva la maglietta sporca di sangue, ma quando Oswald ha iniziato a fare domande, gli abbiamo tutti detto di lasciarlo in pace. Voglio dire, Mitchell è un pazzo bastardo, ma preferisco averlo dalla mia parte. Di sicuro non ho intenzione di farmelo nemico. Fatto saltare le gallerie di collegamento alle altre zone del parco. Se le acque non si calmeranno nelle prossime settimane, dovremo uscire e barricare i cancelli. Gli scontri all'esterno si sono calmati. Abbiamo barricato i cancelli del Kiddy Kingdom. Mentre finivamo, una strana tempesta si è scatenata in lontananza, a est. Abbiamo avuto appena il tempo di finire, perché quando è arrivata da noi ha scatenato l'inferno. Ho visto tempeste di ogni tipo, ma questa era diversa. Una specie di tornado con fulmini verdi che solcavano il cielo. Ci siamo rifugiati dove possibile, ma alcune persone sono state risucchiate nel vortice per sparire chissà dove. Siamo rimasti intrappolati per ore, aspettando che la tempesta si placasse. Deve aver portato con sé parte delle radiazioni di Boston, perché subito dopo siamo stati tutti male per settimane e alcuni sono morti. I meno fortunati stanno cambiando. Ormai viviamo qui da più di 100 anni. Il cambiamento ha colpito tutti noi. Sembra che i nostri corpi si siano adattati alle radiazioni. Il nostro aspetto è diverso e distorto, ma la nostra salute è migliorata. Sfortunatamente sembra che questo cambiamento abbia colpito alcune persone più di altre. Prima Mitchell, ora Herman. Non parlano più e non fanno altro che vagare ringhiando. Se cerchiamo di riportarli indietro, diventano violenti. Abbiamo tentato in ogni modo possibile, parlandogli, offrendogli cure mediche, ogni genere di rimedio per il raffreddore. Altre malattie, ma qualunque tipo di morbo abbiano, non siamo in grado di curarlo. Rachel è convinta che sia una malattia, ma noi altri lo chiamiamo semplicemente il morbo. Mi auguro che troveremo un rimedio prima che colpisca tutti noi. E vabbè, sono diventati presumibilmente tutti ghoul. Infatti, già ci hanno ghoul o ghoul. La fusione del berretto militare te lo lascerei quasi. E qui le gallerie vanno destra, sinistra. Qui c'è la stanza da biliardo. Accendo la luce che non si vede una sega. Qualche nuca cola, niente. Siete magnati, o meglio, bevuti tutto. Rientra subito nel personaggio. Ah, La c'è Luca un. licenzia chi non resta nella parte. Certo che scherzo. Il trucco da clown mi aiuta a tenere lontanissimo. Sì, ma a quanto pare nel parco
Ecco, ce n'è uno. Posso scendere senza... Hai rischiato la vita, tu buono. Mi riprendo anche un Radix. Non credo che questa volta funzionerà. Questo è diverso. Visto? So farlo anch'io. Smettila di agitarti. Scusa. Veloce, veloce. Ora sappiamo da dove vengono tutte quelle radiazioni. Poi cacceremo i predoni e rimetteremo a posto la... Salve. Aia. Vabbè, non lasciare che... indietro niente, mi raccomando. Per cento glielo lascio. Queste le prendiamo. Aspettate, fatemi dare uno. Allora, la vernice pesa veramente troppo. Abito estivo, non... anche l'abito estivo te lo lascio. Le forcine però le prendiamo, anche se ne abbiamo in quantità industriali. Vediamo sistema di controllo della pompa, se possiamo fare qualcosa. Registri utente. Sono passate alcune settimane dalla caduta delle bombe e siamo stati attaccati per la prima volta. Non era un gruppo grande e non erano ben equipaggiati. Durante lo scontro sono rimasto paralizzato quando una specie di commesso ha attaccato Ivan, o Evan, alle spalle. Lo ha buttato a terra e gli stava per spaccare la testa con una di quelle decorazioni a forma di caramelle gommose, quando Mitchell gli ha fatto saltare la testa. Ora Ivan, o Evan... ce l'ha con me per non avergli guardato le spalle. Il mondo è finito. Io devo vedermela con un fidanzato incazzato. Sono passati alcuni mesi dall'inizio delle tempeste di radiazioni. Finora sono morte 23 persone e sto iniziando a invidiarle. La mia pelle sembra una prugna secca, almeno nei punti dove non si è già staccata. Un paio di persone sembrano aver smesso di mutare, ma hanno un aspetto orrendo. Mi sono caduti metà dei capelli e un'altra ciocca è appena venuta via. I capelli di Evan sono completamente andati e faccio fatica a guardarlo. Abbiamo litigato per questo e adesso sta raccogliendo le sue cose per trasferirsi alla torre dell'orologio. Mi sono sentito un mostro, ma forse è così che stanno le cose. Forse sono un mostro, forse lo siamo tutti. Siamo stati svegliati nel cuore della notte da una specie di allarme. Sembra che i tubi di aspirazione dell'acqua siano contaminati. L'acqua sta praticamente brillando. L'allarme deve essere una specie di blocco di sicurezza automatico per proteggere il parco. Abbiamo sentito tutte le voci sul fatto che Nuka World avesse una specie di reattore nell'impianto di imbottigliamento. Dio solo sa cosa avranno messo in quell'intruglio della Quantum. Poco importa comunque. Ormai è passato un anno e se le radiazioni delle tempeste non mi hanno ancora ucciso, cosa potrebbe succedermi? Torno a letto. Oggi siamo stati attaccati da un gruppo enorme. Stavolta sono quasi riusciti a entrare nel castello. Mentre cercavamo di respingerli ho avuto un'idea. Ora siamo immuni alle radiazioni, ma probabilmente queste persone no. Ho raggiunto le gallerie e ho attivato i diffusori dell'acqua del parco. In pochi minuti l'attacco era finito. Avremmo dovuto pensarci prima. Quando Evan ha sentito che l'idea era stata mia, mi ha baciato. Non so se questo significa che le cose tra noi sono tornate a posto, ma va bene così. Il morbo che... tormenta la nostra gente sta peggiorando. Il mese scorso ha colpito Herman. Sapeva che sarebbe successo, come tutti noi. Finché Rachel non troverà una cura, temo che finiremo tutti allo stesso modo. Siamo sopravvissuti alle tempeste di radiazioni, alla fame, agli attacchi e chissà cos'altro per più di 100 anni. Ma come possiamo combattere una cosa simile? Non è giusto. Non so se sono solo arrabbiato o se sono i primi segni del morbo che si stanno manifestando. Che Dio ci aiuti. No. Andiamo indietro e... accesso ai sistemi. Ok, disattiviamo i diffusori così almeno non ci avveleniamo. Ottima cosa. In teoria quegli spruzzini di roba radioattiva dovrebbero essere spenti. C'è da dire che quell'uomo che è scomparso in una... cosa c'è qui? In una nebbia di fumo, non so chi sia e dove sia andato soprattutto, ma... va bene, noi comunque proseguiamo la nostra esplorazione. Qui avevamo visto un po' tutto e c'era quest'altra strada che portava qui nelle gallerie, dove conviene andare con fucile spianato e prepararci al peggio. Abbiamo lasciato anche un'altra zona da visitare, però tempo al tempo, perché qua comunque... ah no, qua usciamo. Quindi esplora le gallerie. Vabbè, comunque l'abbiamo esplorate le gallerie, quindi in fondo
ci può stare. Qui non c'era nient'altro. Vabbè, dai, usiamo la chiave e riusciamo fuori. Quindi gallerie esplorate, c'è cioè il cinema, la casa stregata, e oltre al fatto che dobbiamo comunque conquistare tutta la zona e poi decidere a chi darla. Se non sbaglio la prima l'abbiamo data, non mi ricordo perché sto registrando dopo un po', eh. Avete pazienza. Cazzo, ho sbagliato. Oh no, hai disattivato le mie difese. Aspetta che le riattivo. Ma come le ha riattivate? Allora che cazzo, vaffanculo. Poi posso tenere io quello che gli troviamo addosso. Guarda, se vuoi sì, come preferisci. Allora, regoliamoci un attimino qua, perché allora la mappa locale è una merda come sempre. A questo punto direi di... Qui passano le macchinine, quindi occhio che ci investono. Ecco, è stato investito con ogni probabilità. Noi possiamo... Aspetta, lo so che quello ci è passato dietro, ma... Merda. Aspetta, va. Dai, così che lo prende la capoccia. Cazzo. Io direi di fare il critico. Ok. Vabbè, questo ce lo prendiamo. Facciamo di nuovo così. Cos'ha? Dov'era l'altro leggendario? Ok, tappo. Vediamo che arma ci ha dato. Che arma ci ha dato? Dovrebbe essere questa. L'ultimo colpo del caricatore infligge il doppio dei danni. Vabbè, dai, famo che comunque uno slot ce l'abbiamo. Lo proviamo. Ah, ma è anche cecchino, no? Allora, al momento è meglio andare di pompazza. Radix lo utilizziamo così prendiamo meno danni da radiazione. Mi sto vagamente perdendo. No, dobbiamo andare da questo lato, direi. Non è andato. Un altro andato. Don't worry che non moriremo. Siamo abbastanza resistenti. Questo era già morto? No. Scusi. Casa stregata. L'abbiamo trovata. Quindi adesso ci esploriamo anche questa. Vai nella casa stregata. E poi cercheremo di beccare pure sto tipo che si svampa a destra e a sinistra. Come detto, uno degli obiettivi era trovare, se non sbaglio, addirittura 100.000 biglietti. Di quelli della crepata. Cari ragazzi, onestamente, vi do il benvenuto nella casa stregata. Divertimento a più non posso! Ok. Entriamo nella casa stregata. Gli specchi sono troppo sporchi per riflettere qualcosa. E infatti, forse è solo un bene. Allora, quindi è anche a mo' di labirinto questa cosa. Insomma, c'è l'è successo. Salve. Non so se devo trovare una via d'uscita o se devo esplorare la zona. Continua pure a provare. Stai andando alla grande. Sento profumo di scotch. Ecco dove sei. Sta bello. Vabbè, l'uscita mi sembra un po' random. Come cosa, secondo me ci perdiamo qui il nostro collega. Cosa probabilissima. Ci sentiamo per tu. Patetico. Questa maviglio, scusate. Controllo più per terra. Ehi, che davanti. Torna qui.
Dobbiamo finire. Ma ce l'hai con me? Non ho capito che cazzo. Cioè, se ho trovato l'uscita, perché devo tornare lì? Qui c'è. Ma riesco a passare? Prova cadenza di fuoco più rapida, ricarica più rapida del 15%. Non è malaccio. Stiamo usando adesso un sacco di Radaway e anche Steampack. Fortunatamente eravamo ben attrezzati. Sega ossa non mi serve. Qui non possiamo andare. E qui probabilmente cadremo malamente. Cioè che dobbiamo fare anche un platform qua. Aspetta. Bella stronzata. No, vorrei capire. Ah no, mi serviva per andare dall'altro lato. Ok, ok, allora. Aspetta. Sì, non è proprio. Scusate, ma se provo a fare in terza persona è più facile. Ok. Eh sì, in terza persona è un po' più fattibile per i salti, perché in prima persona non si capisce un cazzo. Allora, il nostro collega non ho la più pallida idea di dove sia finito. Qui torniamo dall'altro lato. Ok, usiamo il terminale, apriamo la porta così lo facciamo passare. Dai che ce la fai. Ok, buon uomo. Non lo so. Vediamo questo. Allora, iniziamo a togliere un po' di parentesi, se le troviamo sempre, perché è un po' una caciara. Allora facciamo prima questa, poi questa, così prendiamo le doppie. Questa, questa. Ok. E mi sa che sto finito. Non è vero, ci sono anche. Ah, non ce le dà più perché non ci sono più parole. Ok, ecco. Vabbè, era base, giustamente. Fantastico. Possiamo sì. Non lo so. Aspetta. Riduzione nausea su no. Vediamo cosa cambia. Forse qua dentro è più forte, non lo so. Secondo me è uguale. Ah, ok.